Ore 13:42 del 9 settembre, siamo a Venezia, Lido di Venezia, ultimo giorno del festival. Abbiamo visto gli ultimi due film in concorso, io e Andrea, ieri, e abbiamo mangiato nel tipico posto veneziano, che voi direte è il cinese. Esatto, lo so che l'avevate pensato tutti in coro. Quindi siamo qua per un video conclusivo dove diamo le nostre considerazioni, parliamo di film che abbiamo visto in concorso, soprattutto magari due parole giusto sugli orizzonti e orizzonti extra per chi sapesse la differenza. E prima di andare avanti, oltre a iscrivervi, vi invito a farlo. Obiettivo del canale 1000 iscritti entro il 31 dicembre, non manca tantissimo. Vi dico che porterò appena torno a Bologna un video vlog dove ho fatto delle piccole registrazioni, le monterò insieme per farvi vedere la mia esperienza. L'anno scorso era breve, se no sarà il doppio, di 20-25 minuti, eccetera. Sta molto carino. Quindi, Andrea, vuoi farti vedere o non vuoi farti vedere? Sì, è uguale, non è un Allora mettiti problema. Deve qua con me. Vabbè. essere molto stretto, sai, sì, è sempre il primo piano. No, possiamo stare anche così. Va bene. Quindi, oggi si premiano i film. Quindi, andiamo a una panoramica e diciamo quelli che sono i nostri vincitori e quelli che vinceranno invece, quelli che probabilmente vinceranno per noi. Incominciamo da Leone d'Oro. Tanto Leone, vai, di la tua. Secondo me vince Green Border, era Border giusto, che ogni volta non lo Sì, so dire. Green confine Border, verde. sì, che noi abbiamo visto insieme quasi tutti, perché io me ne mancano 4 e dopo vi dico quali. A lui mancano 3, 4, più o meno ci siamo. Li abbiamo visti tutti, quindi si può anche commentare su 23, quindi sono tanti. Green Border vince, secondo me, nonostante non sia il migliore film in concorso, assolutamente, ma è il film più sensazionalistico, quello che fa scalpore, perché di che cosa parla? Di essenzialmente delle persone che vogliono andare in Europa, dall'est Europa, vogliono allontanarsi dalle dittature, e questa situazione politica fra la Bielorussia e l'Ucraina, mi pare, è atroce e li costringe a morire come alla Schindler List. Bielorussia e Polonia. E Polonia, scusate, mi ha ricordato molto la portata di Schindler List, per quello, anche il bianco e nero, questa drammatizzazione anche troppo estrema. Quindi per me vincerà lui per il tema politico che è messo in gioco. Tu che dici? Anche lui là, anche Ma di Andrea. anche subito cosa faresti vincere te, Ah, sennò giusto, giusto, giusto. durerà 2 ore sta video. Giusto, mi ero dimenticato. Io ovviamente farei vincere Poor Things, ma manco a dirlo. La recensione sul canale, quindi nel caso vai tu. Allora, sì, io farei vincere Poor Things, ma invece credo che vincerà Io Capitano di Garrone. Visto che tu hai Addirittura. detto Green Border, siamo sempre Ci lì comunque, sta. cioè, diciamo che non pensiamo che la giuria possa andare verso il cinema, ma cercherà di andare più verso un discorso politico, ecco, tanti lavori in concorso avevano dei temi politici molto attuali, poi come li hanno trattati e sviluppati è un altro discorso. Ormai basta avere il tema e quindi già sei un passo avanti. Una cosa che ho detto prima velocemente è che questo sembra un po' il Festival di Cannes, perché metà film sono francesi e metà italiani. Questo è un numero sproposito di numeri di film francesi anche nelle Ma orizzonti è e così orizzonti ex. da sempre praticamente. Vabbè che i francesi producono molto e a Ma differenza quest'anno nostra, ma sono tantissime. anche l'anno scorso, no, c'è sempre. Diciamo che quest'anno più che altro il concorso che su 23 film, 16 sono divisi tra Francia, Italia e Stati Uniti, che è abbastanza imbarazzante come cosa. Andiamo avanti. Leone d'argento, miglior regia. Dovrebbe vincere anche qua Lanthimos, lo dico a mani basse, ma vincerà Hamaguchi con Il male non esiste perché devono premiarlo. È un film che è catchy, che piace, questo stile alla giapponese, molto lento, molto di silenzi, quindi piace molto ai critici, a me non fa impazzire, per cui penso vincerà Hamaguchi e sarebbe comunque una vittoria degna. Beh, tu hai detto Lanthimos, invece dovrebbe Sì, vincere. per me dovrebbe vincere Lanthimos. Miglior regia. Fai che sono indeciso di miglior regia. Miglior regia loro cosa potrebbero far vincere?
Sì, potrebbe essere Amaguchi, potrebbe starci. Ma Amaguchi potrebbe starci anche per me come miglior regia, cioè, quindi dovesse vincerlo Amaguchi non mi dispiacerebbe, mi troverei abbastanza d'accordo con me, con la giuria, quindi Amaguchi, Amaguchi, dai, voglio. Ok, premio speciale. Vediamo se indoviniamo il premio speciale della giuria. Un film che vorrebbero premiare ma non possono premiare. Io dico Garrone con Io Capitano. Però io non lo farei vincere a nessuno in concorso, perché quelli che meritano menzioni speciali sono nelle altre categorie. Io invece ti dico che lo farei vincere a la bestia di Bonello, e invece lo vincerà a Green Border. Ok. Miglior sceneggiatura, c'è solo una, giusto? Non è originale, non No, originale, è una. una sola. Qua la sparo grossa, io dico Origin, che è un film. Allora, No, vai. spieghiamo cos'è Origin, perché se no lo spieghiamo anche all'auto che sta passando. Che cos'è Origin? Che è un film, sì, che spacciano per film, ma è un documentario con tecniche cinematografiche che è una tesi di laurea, essenzialmente, una lezione universitaria che vuole unire tanti temi, fra cui il razzismo, il nazismo e le classi indiane e le caste. Quindi è un'opera molto attuale che fallisce, ovviamente, su tutta la linea, perché risulta ridondante, forzato, eccetera, sensazionalistico, però è il tema giusto, secondo me, quindi potrebbe vincere questo tipo di scelta fintamente autoriale. Per me Origin, siccome non possono farlo vincere altrove, devono mettere questa quota inclusiva e lo daranno E chi dovrebbe vincere a lui. per Ah, per te? me miglior sceneggiatura? Ci penso, intanto tu. No, che non ci avevo pensato al mio. Miglior sceneggiatura potrebbero far vincere. Ah no, aspetta, io farei vincere Bastard Dan perché è una grande sceneggiatura, a mio parere. Ok, io Io. Bastardo non l'ho visto, è uno dei quei 3-4 che mi mancano. Quindi partite sempre da questo presupposto, se poi vince qualcuno che non l'abbiamo visto, è Ah, io, allora, io proprio. spiego quelli che non ho visto così lo dico subito. Ludo si chiamava? Sì. Ludo, non ho Lupo, visto. Lupo. Lubo, non ho visto Woman Off, che sarebbe Kobiac. Kobieta, Kobieta finlandese. Z sulla, che è sul LGBTQ. Cosa non ho visto? Te l'ho detto prima. C'era un terzo. Vabbè, intanto ci penso, se no allunghiamo. Altri due, comunque, minori, credo. Sì. Miglior sceneggiatura potrebbero far vincere Bonello per La Addirittura. Bestia, sì. Il punto debole del film. Invece secondo me loro, il fatto che abbia comunque con un'idea originale cercato di fare un film, e io a chi lo farei vincere? A Lanthimos. Per me la sceneggiatura non è la cosa migliore del film. È buona sicuramente, ma non è la cosa migliore. Interpretazione femminile, io dico Emma Pietra perché Lea Seydoux è stata brava, ma il film non la valorizza, grazie cani, sempre nel momento giusto. E la Emma Pietra, quindi per loro, io dico per me, forse Lea Seydoux, però secondo me il film non la valorizza troppo, ma lei è bravissima. Farei vincere la Stone, sarei anche contento vincesse, a me la 6-2 è piaciuta, quindi sa che se la giocano loro due in realtà. E credo che la giuria la farà vincere Emma Stone, perché comunque c'è Chazelle, il presidente, che è un grande suo amico, sappiamo anche il perché, quindi ha delle ottime chance la Stone. Poi in realtà alla fine vincerà la protagonista di Origin. Ah no, magari vince Quella quella di Holly perché di Holly. si sono impazziti tutti. No, cioè se, allora, io ve lo dico, se vince l'attrice di Priscilla mi mette a urlare, io faccio un video in cui mi mette a urlare, è una promessa. Dicevo, il miglior attore, qua è dura perché per me Ah, vince. anche Carey Mulligan, attenzione a Carey Ah Mulligan, sì. attenzione a Carey Mulligan.
che secondo me non merita assolutamente. No, però... no, è stato bravo. Però sì, potrebbe vincere. Attore vince per loro, quello di Hamaguchi, perché fa un ruolo molto importante, molto... E Kane però, dai, sì, lo so che hai visto Priscilla e quindi ti fa questo effetto anche Nea. Mentre parli di attore, Kane... Esatto, appunto a Castellitto. A Piezzo, dove sei? Vai. No, dicevo, Hamaguchi perché ha una recitazione minimale, non ci spostiamo. Andiamo di qua. Minimale, e quindi vincerà quel film là. Io farei vincere, sai qua è dura. Vai tu, ci penso un attimo. Ok, io andiamo di qua. Te la dico così. Vai. Giusto per tranquillizzare gli animi. Vincerà Adam Driver per Ferrari. Ma mi prendi per culo? No, la guerra è fatta, è finita, cioè è finita in realtà. Andiamo un nuovo sviluppo poi di tutto quello che è il discorso. Perché? Perché a parte l'ostacolo linguistico, che è oggettivo, la giuria alla fine non è composta da italiani. Cioè, adesso non mi ricordo se c'è una presenza italiana in giuria, non mi sono informato a riguardo, chiedo venia. Però ecco, è internazionale e quindi non la vivono come noi quell'aspetto lì, a loro non frega molto che Ferrari, che è italiano, parli americano e dica are you prima donna e altre cavolate. E se togliamo l'aspetto linguistico, c'è da dire che comunque Adam Driver ha fatto una prova che non gli puoi dire nulla. È sempre bravo, grazie. Non gli puoi dire nulla, perché comunque l'aspetto... diciamo di questo personaggio, il suo essere stronzo, il modo in cui conserva gelosamente le sue emozioni, in cui vive la vita, le varie vicissitudini, è bravo Adam Driver, sì. Vabbè, non lo scopriamo oggi, quindi potrebbe anche vincere nonostante appunto quel piccolo problemino che a me ha diciamo, sono uno tra quelli a cui ha dato parecchio fastidio, insomma non sono riuscito a vedere il film come avrei voluto. Motivo per il quale, oltre ad uccidere questa mosca, prima o poi lo vedrò doppiato. Esatto. Però io invece lo darei a... sono indeciso... Ah, io potrei darlo a Rogowski di Lubo. Io non anche, ho... anche Bradley Cooper, però no. più Rogowski di Lubo. A me non sono piaciuti troppo gli attori, più le donne, in realtà. E il mio preferito forse è quello di Hamaguchi, che ha recitato bene, però anche lui sì. Ha la sensazione che premieranno più il film che... Poi cosa c'è? Altri premi? Basta, credo che vabbè, cioè, c'è il miglior contributo tecnico, che può essere per il montaggio, per la fotografia, e c'è il miglior attore rivelazione, giovane attore, attrice. Allo Garrone, il protagonista di... Il protagonista di Io Capitano. Sì. Secondo me sì. Io dico invece protagonista di Holly. Può essere. Che lo daranno loro. Io non saprei chi darlo, sinceramente. Miglior attore, poi attrice. Poi giovane, quello di Garrone sono due. Sì, si potrebbe vincerlo. Adesso non mi ricordo lei come si chiama, che ha fatto anche C'era una volta Hollywood, che fa una piccola parte in... Sì, però fa davvero poco. Sì, poco. Faccio fatica a individuarlo, sinceramente. Vabbè. Non so chi potrebbero darlo. Penso siano queste grandi linee. Potrebbero darlo anche all'attore. Sì, però non è che cavolo di giovane, non è la giovane rivelazione, è l'attore di il film di Bonello, no? Cioè alla fine ormai è fatto 1917, cavolo, quindi non è più rivelazione. Non lo so. Va bene. Chiudiamo con le altre categorie, senza fare tutto il toto, ok? Film che ci sono piaciuti delle altre categorie. Io adesso mi confondo sempre fra Orizzonti e Orizzonti Extra. Comunque, fuori sì, concorso è scandaloso, perché ci sono nomi che fanno paura. Cioè, sono i migliori film del festival, sono tutti là. C'è Linklater con un imperdibile Hitman, c'è Roman Polanski con The Palace, c'è Woody Allen... Cioè, è scandaloso che non siano manco considerati. Orizzonti Extra, mi pare, c'è un bellissimo Stolen che vi consiglio, o Yurt, non so se è Orizzonti. No, Yurt, Orizzonti. Stolen, Orizzonti Extra.
Yurt è un gran bel film, ho recuperato in qualche modo. Mi è piaciuto anche Pet Shop Boys con William Dafoe, in una parte piccola ma davvero eccezionale, se vogliamo. E poi beh, sono altri film minori che forse non vedrete mai o non potrete mai recuperare. Tu Sai cosa che il mi rumore dici? della valigia preponderà, quindi dobbiamo un attimo spostarci. Oh, e qua Venezia, Venezia, ma allora vi spiego le valigie come vi piacciono, viola o nere? Per esempio, io il trolley non lo uso perché mi fa abbastanza cagare. Esco lo zaino sulle spalle, ce la faremo, vai. Vabbè, lasciando perdere i classici che Ah, fanno. poi c'è la Tsukamoto, ragazzi. Stavo per dire quello. Mostruoso. Il miglior film dell'intera mostra, secondo me, è Sava in Orizzonti ed è di Shinai Tsukamoto, questo maestro giapponese che ha portato le ombre di fuoco e si trova in Orizzonti. Spero, mi auguro che vinca a mani basse, Spera. insomma, perché non doveva star lì e non si capisce perché sia stato messo lì. E questo discorso vale, come diceva Scagno, anche per il discorso di. Per i film fuori concorso, troviamo dei grandi autori degli ottimi film, molto decisamente superiori a tanta roba che è stata messa invece in concorso. Un po' il discorso di quest'anno è questo, cioè un concorso davvero davvero di basso livello, dove alla fine su una 20 film che abbiamo visto, 4-5 buoni ne salviamo 4-5. e parliamo dei flop. A differenza dell'anno scorso, dove arrivavamo quasi alla metà Sì, di film validi comunque. parliamo dei flop e poi chiudiamo. Quali sono i film che hanno proprio fatto, che hanno deluso e che non meritano di stare neanche in concorso? Per me sono meno 5. Cito quelli in concorso. Fincher, uno scandalo perché è un film da Netflix, nonostante il nome, perché attira. Enea di Paolo Castellitto, e Paolo Piero Castellitto è dilettantesco, mi verrebbe da dire. Infatti è stato spostato, che deve uscire a ottobre, a gennaio. Chissà che vuole fare al montaggio, ma vuoi fare il furbo come Bardo l'anno scorso? Che l'ha accorciato in Arito, dai, Pietro non si fa così, Pietro. Poi un altro scandalo è Holly, che è un film inutile, completamente inutile. Dogman di Besson, inguardabile, inguardabile. Mi vengono in mente questi, magari mi perdo qualcosa. Vabbè, Origin l'abbiamo già detto. Dogman in realtà lo guardi, però è un film che guardi a casa tranquillamente ed è un film per i vietato ai maggiori di anni 12, ecco, è un po' questo problema qui. Ma il cinema andrà benissimo, infatti non mi sorprende che Lucky Red l'abbia acquisito per distribuirlo in Italia. Sì, comunque tanti titoli che Ah, non. Priscilla, ragazzi, mi sono venuto Priscilla, che lui non l'ha visto, ma è abominevole. Non è abominevole, Stesso maestro del buon Bradley si poteva vedere tranquillamente su Netflix, film è proprio. Sì. classico che alla fine, dall'impostazione classica, nel senso brutto del termine, ed è un film che Anche Ferrari. non solleva emozioni. Anche Ferrari. Ferrari, grande delusione, alla Non fine, convince, ma italiano, io. non italiano, Non. se qualche io la Sì. maggior. A me non è piaciuto, Ma poi anche. a chi è piaciuto comunque, cioè, fai fatica a dire, puoi dire che è un buon film se ti è piaciuto il taglio che ha voluto dare Mann, ma comunque sia era lecito aspettarsi molto di più. E basta, cos'altro? Abbiamo No, abbiamo dimenticato detto tutto, qualcosa? no, abbiamo Sì, detto tutto. abbiamo detto tutto. Quindi, a grandi linee, chiudiamo con una valutazione dell'annata, cioè dell'annata del festival di quest'anno. Per me è giusto, giusto, sufficiente. L'anno scorso era un 6,5, quest'anno un 6, stiracchiatissimo perché quelli in concorso fanno ridere, la maggior parte fanno proprio ridere, non è che dici sono mediocri, sono brutti, no, fanno ridere, cioè non c'è una via di mezzo. O sono bellissimo, fanno ridere, mentre nelle altre categorie ci sono. Ah, c'è anche l'ultimo del nostro regista Friedkin, che è morto da poco. Fuori concorso anche quello. Ovviamente fuori concorso, che è splendido, secondo me, che sta già in America, online, non so come. E
Quindi nelle altre categorie meglio, sicuramente meglio, sono film che dovevo andare in concorso, quindi per me è un 6 giusto, giusto, stiracchiatino. Allora, se devo fare una valutazione del concorso, che dovrebbe essere comunque, voglio dire, la sezione principale, più importante, la seconda sezione più importante al mondo dopo il concorso di Cannes, il mio voto è 4, e sono anche buono. Perché sennò si fa i furbi, perché se devo poi livellarlo con quello visto, le cose viste in orizzonte fuori concorso. Per non parlare dei classici che vabbè sono qualcosa di incredibile che se doveste venire a fare il festival vi consiglio di non sottovalutare, di considerare nel vostro programma, allora arriverei tranquillamente alla sufficienza, starei anche sopra, starei anche sul 6,5-7, ma non funziona così, quindi io il concorso lo valuto No, ma separatamente. io allora se devo valutare solo il concorso, per me è 3, manco Vedi, 4. lui è anche più cattivo, giustamente, perché alla fine noi, chiunque viene qui e basa le sue giornate principalmente sui film del concorso. Poi il resto del tempo che hai a disposizione lo spendi per andarti a vedere anche altre No, cose, ma il registi paradosso, nuovi, sai qual è? tutto. È che ho visto anche dei documentari che io odio profondamente, molto bellini, e film fatti con 5 euro, tipo L'uomo d'argilla, ok? Che sono molto carini, con delle idee nuove. Non è possibile che L'uomo d'argilla sia meglio di Priscilla, di Enea, di, o di L'uomo Maestro, di d'argilla poteva stare in concorso tranquillamente, Stolen, insomma. doveva stare in concorso. Poi vabbè, parlato di due soldi, Tsukamoto il suo l'ha girato con due soldi, ha fatto un Esatto. filmone. E quindi è vergognoso, e questo dico io, non è Sì, cioè, tanto. ok, può essere stata un'annata sfortunata e faticato a recepire film validi e tutto. Distribuiscili comunque meglio, non, è impossibile che il fuori concorso sia più interessante del No, ma concorso, c'erano non ha. 10 film interessanti da Non mettere in ha. concorso. Sì, appunto, distribuiscili meglio. Cioè, poi l'anno scorso magari hai avuto più scelta, c'erano film migliori in generale. Tu comunque devi distribuirli meglio. Cioè, il concorso non può essere una cosa dove te lo devi meritare, insomma, deve essere. Bisogna dare maggior valore a quella sezione perché è la sezione principe del festival, quella che tutti vengono a vedere, quella che insomma è fondamentale. Insomma, qui sembra che siano diventati fondamentali fuori concorso, No, paradossalmente, ma sono i nomi. visto che anche il nome dovrebbe richiamare fuori No, concorso. perché secondo me il discorso è questo. Sono stati messi in concorso nomi come Sofia Coppola, David Fincher, Bradley Cooper, cioè nomi che attirano. Però la qualità è Michael Mann. Nomi che dici, cazzo, questo devo vedere. Poi lo vai a vedere e dici, no, forse era meglio di no. Ecco, quindi. Non lo so, è complesso perché c'erano grandi nomi anche nei fuori concorso, cioè non è che Esatto. i fuori concorso sono degli sconosciuti, No, cioè, no, no, capito. se c'è proprio degli errori di valutazione, figli anche di determinati accordi che prendi, di determinati compromessi a cui devi sottostare con chi ha i diritti del film, distribuzioni e Netflix e quello. Al netto di tutto, tu comunque devi pensare a offrire il miglior festival del cinema possibile facendo un compromesso, una sintesi tra le varie componenti e il festival del cinema comunque d'arte cinematografica tale deve rimanere, altrimenti il rischio è che poi per portare più gente possibile il concorso perda sempre più di valore e insomma i cinefili che alla fine sono il tuo pane quotidiano perché principalmente innanzitutto sono quelli che ti riempiono le sale dal primo all'ultimo giorno potrebbero anche dire sai che c'è, sto a casa che è meglio che tanto oppure boicottare direttamente il concorso e andarsi a vedere altra roba molto più interessante che sta nelle altre sezioni. Cioè, Però si non lo sai arriva al prima. Però paradosso dei paradossi. non lo sai prima, e questo è il punto, che ti metti il nome forte e dici, beh, però questo sarà interessante invece. Questa Magari non cosa lo qui è. c'è sempre stata in realtà, però era sempre livellata. Piano piano negli ultimi anni la gestione Barbera sempre di più, messo il là al paletto in questo senso
filo commerciale, definiamolo così, e si è arrivati a un punto dove è palese, dove non è più una cosa che puoi perdonare, che puoi chiudere l'occhio e dire vabbè, dai, sì, quel titolo lì lo sappiamo perché l'ha messo, chi se ne frega, tanto gli altri, comunque ci sono quegli altri 8, 9, 10 titoli belli e no, sto giro proprio ha esagerato un tantino e quindi ci ritroviamo così con un concorso scadente come non si vedeva da tempo. Va bene, noi chiudiamo e vi invitiamo a recuperare i film del concorso, perché bisogna imparare dagli errori, no, Bellissimo scherzo. questo, abbiamo parlato male del concorso per 2 ore, vi invitiamo a No, recuperare. vabbè, comunque ci sono film che meritano, ognuno si deve fare la sua opinione, magari a me non è piaciuto Priscilla, voi lo considerate il miglior film di sempre, quindi saluto tutti e alla prossima, ciao ragazzi.